Buongiorno a tutti ragazzi, qui dalle vostre Fair Family, mettete questo video di Dragon Ball Legends. Come state? È tempo di spremere Chrono Crystal, qua abbiamo 38.000 crono. E ieri mi sono svegliato con mille messaggi. Dani, guarda il reveal, ci sono novità. Se non puli tu su sto banner, chi ci deve pullare sulla community di Legends Italia? Se esiste ancora, esiste, dai che esiste, sto scherzando, sapete che sono un po' peperino, no? E quindi, insomma, vedendo sto banner come potrei non esserlo? Mi sono tornati in mente tutti i nostri ricordi della family che si è creata quando il canale è nato. Sono cambiato un sacco di cose da quel momento. Sono capito io, siete cresciuti voi, sono passati... Quanti anni sono passati? 6 anni, tipo? 5? Cioè, 5 anni, rega, cioè praticamente stiamo parlando di un quarto della young age di ogni... Vabbè, no, smetto di parlare, se no vengo assalito da almeno 130 ricordi. Però, allora, sappiate che io sono qua solo per il content, per farvi felicità, per portarvi gioia nei cuori, ma no, non andiamo all'in per Majin Vegeta Ultra, perché c'è il festival e io sto risparmiando, non sarebbe una bella cosa, ok? Quindi vediamo se siamo baciati dalla fortuna, poi in base a quello che ci dice la dea bendata decidiamo cosa fare, ok? Allora, andiamo così. Si parte con Goku. Va bene. Per adesso direi che ci siamo. Una prima multi vuota come piace a noi. Vabbè dai, una bella sparking di 7 anni fa. Cioè, oltretutto se non sbaglio le sparking sono tipo... cioè, non possono non esserci. Appunto, cioè tipo sparking garantita. Quindi, eccolo. Ragazzi, l'abbiamo trovato, Majeta. Posso chiudere il video, gentilmente. Nel senso, non volevo andare lì. Posso chiudere il video? L'ho trovato, Majeta. È nostro. Goku Kaioken. Ah, gli spacchettamenti. Da quanto non spacchettavo? È dall'anni. Ho fatto delle pullatine un po' io alla cavolo per Gotenks, personaggi. Sì, giustamente, le lucertole. Non possiamo tornare anche con le lucertole del passato, giustamente. Sì, dicevo, ho fatto qualche spacchettata quella per trovare Gotenks. Ho fatto un giro, 4.000 crono, un ticchettino. Ho trovato Broly in questo periodo della campagna. Vi ho skippato malissimo Tarles perché non me ne fregava niente. Ultra Raids per 2. Proprio loro. Gli Ultra Raids per 2. Niente, è la sfiga delle sfighe, ragazzi. Iniziamo bene. Bene, dai. Santa pace. Beh, che dire. Di sicuro quello che uscirà al fest sarà talmente sbroccato da far considerare tutti i personaggi che stiamo cercando in questo momento come inutili. Quindi per quello che mi riguarda l'all-in è da escludersi. La pullata è d'obbligo, ma l'all-in, tutte le pazzie... No, voglio tenermi sopra le 30k, ragazzi. Perché? Perché il fest, sapete, no? Fanno uscire la nuova meccanica, rompono tutto. Insomma, voglio giocare ogni tanto. Le mie daily voglio che vengano fatte in scioltezza. Allora, primo giro, praticamente quasi andato. Per adesso abbiamo trovato niente. Attenzione però, Goku Blu. Beh, due sparking almeno. Due sparking. Pull blu. Vediamo se riusciamo a trovare Majeta. Ma io ho la maledizione per Majeta. Cioè, nel senso, perché dovrei trovarlo adesso? Vediamo. Ma? Una LF di quelle proprio da... Wow. Vabbè dai, ci sarà un'altra sparking. Vediamola un po', eccola qua. Pronta. Bella Pan, bellissima, va bene. Signori, andiamo con la free. Il nostro primo giro è andato. Possiamo farci un paio di giri, eh. Un paio di giri, tre giri. Fuochi d'artificio. Io speravo di vedere un Bardock. Un Bardock. Niente Bardock. Bardock, una spada. Full dorato, attenzione. Però dai, le sfere del drago... No, Goku, Vegeta blu, signori. Vegeta blu.
con sfere del drago. Oh, sta animazione promette bene. Oh, c'è tutto, ci sono sfere del drago, Vegeta blu, dai, dai, c'è bella roba qua. C'è bella roba qua. C'è il Magetone. Il ritorno dei 130. Ecco, eccolo! Sì! Let's go! Super Majin Vegeta! Guardatelo! Nella Frito ci mi regala un bel Natale quest'anno! Guarda, mamma mia, che gnoccolo, guardatelo! Con il tuono, la M che si forma qui, sulla forehead, sulla fronte, perché lui sceglie la via della malvagità consapevolmente per vincere. Lui la scelta, è tutta scelta la sua. Niente ragazzi, non ci siamo stati maledire. Subito primo giro completo, bellissimo, top. L'abbiamo creato, l'abbiamo impastato, l'abbiamo mostrato, l'abbiamo showcaseato. No, perché lo showcase arriva tra un pochettino. Appena sbloccano, quando sbloccano il PvP? Alle 10, alle 11. Riguardiamoci tutto. Ma è bellissimo, guardate che figata. No, vabbè, ma è meraviglioso, ragazzi. È stupendo, mi piace un sacco. Non vedo l'ora di provarvelo. Solo che l'abbiamo trovato senza faccarlo molto. Cioè, è stato un po' tranquillo. Allora, mettiamolo subito, subito a trainare, che qua bisogna trainare tutto. Esatto, buttati subito in training. Niente, ragazzi. Allora, a questo punto direi che possiamo concludere il nostro video. Non ha senso cioè, cercare copie extra né niente. C'è il festival tra, boh, un mesetto, meno addirittura di un mese. Perché c'è tutta anche la parte del Black Friday, che aprire le danze e tutto, quindi mi sembra sciocco continuare a cercare il stellaggio, eccetera. Il personaggio l'abbiamo trovato, sono contentissimo, ho visto che molti lo giocano con Tarless nei team Dream Team, no, che hanno costruito. E oltretutto è anche magari gestibile assieme al Goku nuovo. Però è Yel, sarebbe un doppio Yel, quindi non lo so se ha senso giocarli così. Cioè, counterrebbero molto Gogeta, essendo personaggio giallo, però adesso vediamo un attimo dove metterlo, perché, cioè, buffa anche Majin Buu Saga, ok, sì, puoi metterlo come leader, però, boh, cioè, in che team giocarlo, sinceramente, non ne ho la minima idea. Va bene, ragazzi, niente, vi lascio la palla, lasciatemi un bel commentino se siete contenti di aver avuto un po' di ricordi rilanciati dal vostro Dano per quello che era il passato di un canale glorioso, che lo è anche oggi, per carità, e io vi prometto che vi porterò altri contenuti su Legends entro fine festival e soprattutto che vi porto lo showcase tra qualche minuto. A presto! Ciao!